Tennis Club Alghero, è finita la 16ª edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis. Siamo qui con il direttore, l'anima del torneo, Alberto Corradi. Sì, è stata una grande edizione anche quest'anno, con la partecipazione di 112 giocatori. Abbiamo visto delle bellissime finali, sia maschili che femminili. Abbiamo avuto per la prima volta la giapponese, che è la ex numero uno al mondo, che ha battuto in finale la Vancouver, che ha già vinto qua in Sardegna 3 volte. Udei si è riconfermato per la 3ª volta qua in Sardegna e stiamo già lavorando per la prossima edizione, che sarà la prima settimana di maggio dell'anno prossimo, in quanto la data verrà spostata perché a settembre ci saranno le Paralimpiadi. Quindi la ITF ci ha dato come data buona la prima settimana di maggio. Si cambia la data, 17ª edizione, però il Sardinia Open non molla niente. È sempre più difficile perché siamo diventati veramente grossi, forse siamo il più grosso torneo al mondo in questo momento, sia come partecipazione di giocatori che come impegno di montepremi. Sopra di noi ci sono solo i grandi slam, quindi non è facile organizzare, non è facile supportare tutti questi atleti con i trasporti, con gli alberghi, quindi ci daremo da fare per essere all'altezza anche il prossimo anno. L'appuntamento è per il maggio 2016, con un pensiero già anche al 2017, ricco di novità. Abbiamo posto la candidatura per fare i campionati del mondo. 500 persone, 40 nazioni, qua ad Alghero, su 2 circoli diversi. Entro un mese ci daranno la certezza o meno se riusciremo a fare questa manifestazione. Sarà veramente un grosso impegno, però ci proveremo. Siamo stati bravi fino adesso, cercheremo di essere all'altezza anche per un campionato del mondo. Chiudiamo parlando di Alberto Corradi. Qui ottimo risultato la finale quad, hai un appuntamento importante negli Stati Uniti. Sì, con la finale della settimana scorsa mi sono qualificato per fare il master di doppio a Los Angeles la prima settimana di novembre. Farò il doppio in compagnia di Antonio Raffaele, speriamo bene, incontreremo le coppie più forti al mondo, quindi non sarà facile, però cercheremo di tenere alto il nome dell'Italia. 2016 per Rio. E poi in questo momento sono 11 al mondo, a Rio vanno i primi 12 della classifica mondiale, devo tenere duro fino a maggio, cercare di fare altri punti, vincere qualche torneo, se possibile qualche ITF2, ITF1, e per consacrare la mia posizione e far sì che a settembre questo sogno sia realtà.